Niente, raga, cioè, non è possibile fare una diretta così, però. Non è possibile. Comunque in Francia sta andando molto bene. Welcome back, rieccoci back di nuovo again. Davidino adesso entra, però c'è una connessione che... Cosa fai? Allora, io sono in Francia. E niente. La Francia, mi sto divertendo un sacco. E niente. Ah, ora location cambiata. Ho finito la passeggiata. C'è stato un cambio di location improvviso. E ho finito con la stupida passeggiata, ok. Ehi, ok, amico. Ragazzi, comunque, volevo dirvi che il fatto che Bruce si vuole sposare, cioè, non è una finzione. Oh, c'è il sposo qua. Presentalo, allora. No. Dai, presentalo. Ma perché dai... Ma se io mi voglio sposare, dai la notizia dopo. Perché vuoi avere le notizie del matrimonio? Eh? Perché vuoi fare sapere a tutti in anticipo il mio matrimonio? Perché fa ridere. Un botto. Cioè... Ma non fa ridere, è la verità. Se la verità, davvero c'è un problema alla base, forse. In realtà Bri è andata in Francia per sposarsi. Sì, raga, ho trovato un marito, mi sono maritata. Guarda che non sto scherzando, è davvero così. Solo che voi non potete sapere se è la verità o meno, ma vi dico io che è la verità. Lei è andata lì per sposarsi. Ve lo sto dicendo io, ve lo assicuro. Ve lo giuro, ride perché sa di essere colpevole di questa cosa. Guarda come ride, non si sta neanche discolpando. È così. No, non è vero. È così e basta. Vabbè. Ho visto che hai provato l'Oculus oggi. Mamma mia, tu l'hai mai provato? Mai. Oddio, Davide! Mai. No, ma non hai capito che figata, è il futuro, è letteralmente il futuro. Che senso? Cioè, è una roba assurda l'Oculus. Non ho capito. Non ho capito, Bri. È sceso mio marito. Come ci sono... Raga, vedete, cioè, ve l'ho detto io. Io ve l'ho detto che c'è qualcosa di strano, di molesto. No, a sto punto fallo conoscere a tutti, no? No. Io l'ho già conosciuto tanto. Dai, fallo conoscere. No. Vabbè, ok. Io aspetto le prove, Davide. Grandissimo. Anch'io l'aspetto. Oggi sto piangendo. Lo so che faccio ridere, però cazzo, calma. Cioè. Minchia, Davide, te lo giuro, dovrebbero assumerti come pagliaccio del circo. Ma va, cammina. Ma l'altra sera da Diego. Oh. Diego? Con Sblito. Con Sblito, quello è stato il taglio più grande della storia. Diego, raga, dormiva. C'eravamo io, Sblito e Davide che non riuscivamo a stare tranquilli. No, in realtà noi siamo andati in camera di Diego per farlo addormentare. Per fargli compagnia mentre si addormentava. È vero. Tanto che sapete, no, com'è quando magari sei tra i banchi di scuola, che il tuo compagno di banco può anche dire una cazzata, però fa ridere perché sei in un contesto in cui non puoi ridere. Esatto. E quindi per la stessa legge della fisica eravamo lì in stanza di Diego, con lui che stava cercando di addormentarsi, e il fatto che se stesse cercando di addormentarsi ci faceva ancora più ridere. E quindi diciamo che è stato molto, molto, molto funny. No, ha dormito comunque, eh? Eh? Ha dormito comunque, anche se abbiamo continuato a ridere. Raga, ho quasi sboccato, stavo ridendo. Io non respiravo più. Cioè, raga, ho quasi sboccato. Bri, un consiglio. Se mi visualizza le storie subito, ma non mi parla più, che faccio? Te lo do io. Ma cosa fai tu? Io ti do i consigli a te. Ma che cazzo stai dicendo? Assegno che te li do. Vabbè, anche tu mi dai consigli, ma anche io ti do consigli. Vabbè, ok, però ti do io i migliori. Ma cosa? Ma sei uscito? Dai, tu Vabbè. Mi dai. Io cosa che ti do? Ottimi consigli. Lo so.
Allora, cos'è che devo dire? Una cosa importante, fammi ricordare. Comunque vi dico che Brie chiuderà la live soltanto per tornare da suo marito lì francese. E Allora. ride perché sa di essere colpevole. Ma basta, Davide! Vabbè. Ma che sono? Che poi, raga, Davide prima di questo mi ha fatto un discorso sul non avere un marito. No, 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 no. Non dire ste cose di me perché io ho fatto un discorso molto diverso che però qua non starò a dire. No, non si può dire qua. Hai Se fatto. vuoi, se vuoi lo dico, eh. No, no. Ok. No, di caso. Io lo dicevo per il tuo bene. Adesso vi farò conoscere la mia amica mentore. Vai, falla conoscere. Falla conoscere, vai. La devo far conoscere. Vai, vai. Ok. Allora, siete pronti a conoscere il mio mentore? Ragazzi, voi non avete capito, voi non avete capito, voi non avete capito, voi non avete capito. Allora, No, 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 rega, qual è il lei, trip? Rega, ragazzi, è no. la mia mentore e consigliera di vita. Ciao. E lei, Laura, non è una mentore, Laura è solo una grande, che però ha delle idee un po' strane sulla vita. Io Ma ho delle Bri, idee ma strane. Bri. Sì, Spiega perché è il tuo mentore, scusami. No, non possiamo No, spiegarlo qua. No, 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 e come no, e come no. Ah no, 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 no
Vabbè, lo spiego io se vuoi. No, no, Davide, no, non puoi. Davide. Non snicciare. Non snitch nella gang. Vabbè, raga, non posso. Di belle pose nelle foto. Esatto, di belle pose nelle foto. Mentre è un mentore di felicità, possiamo dire, esatto, così. Esatto. Lei è il mio mentore di felicità? Chiaramente. Chiaramente, chiaramente. Ciao Ele, ti mando un bacione. Sguardi intensi tra Laura e Davide. Ma che no! Cosa? Ma che cosa? Che coglione. Ma stavo leggendo i commenti entrambi. Che coglione. Scherzo, leggendo i commenti. C'era un pagliaccio, Bri. C'era un pagliaccio. Io sono un pagliaccio? Sì. Mi lascio il tuo posto al circo? Ma se vuoi ti faccio spazio. Grazie Davide, però non dovevi. Continuiamo? Cosa è successo? Niente di strano. Quanto rimani in Francia? Allora, è una cosa da decidere. Perché si sposa, rimane lì a vita. Davide! Dai, perché no? Ma perché no? Cioè, potrebbero essere due giorni come un altro giorno, come tutta la vita, nel senso. Boh. Mamma mia, cioè, amo, diglielo, ragazzi. Amo, scusa, però no, spazio a lei che deve raccontare delle perle della vita. Aspetta, tutti quelli che ci stanno guardando. Bisogna viverlo, bisogna celebrarlo. Allora, per tutti quelli che ci stanno guardando, con un grande matrimonio. Sapere che io e Davide stiamo cercando di curare Brisi, no? E ce l'ha. Esatto. Quindi se volete contribuire, vi unite a me, Davide. Vi prego, regà, cioè, aiutateci. Io ho letto cosa stai bene con Davide. Secondo me no. Pure sì. No, 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 aspetta, non ho capito. Magari sono francese per Laura. Un francese per me? Sì, perché no? Ancora non li ho trovati. Secondo me sì, si trova. Si trova. No, raga, Laura sta meglio con un francese. Io sto meglio con un francese. Bisogna mischiare le culture. Ragazze. Io non dirò niente, ma... Guardala! Quanta ragione questa ragazza, quanta ragione. Ragazzi, perle di vita, ascoltatele perché sono importanti. Tu sei un pagliaccetto, Bri. Tu sei un pagliaccio. Ma quella che si vuole sposare non sono io, però. E perché no?
Ma infatti, perché non ti vuoi sposare anche tu? Ma perché no? Bri, potrei distruggerti in un secondo. Non farmi parlare, ti prego. Non farmi Davidiro! Non farmi... Dai, se vuoi parlo, te lo dico io. No, Davidiro! Basta che me lo dici, se vuoi parlo. Beh, se vuoi troviamo una sposa anche per te. Sono a posto, io sono a posto le così. Io davvero sono a posto così in questo momento. Sto bene nella mia solitudine, sto davvero bene. Ci sta un momento. Guarda che se impari a convivere con te stesso, a stare da sola, hai vinto. Esatto. Apprezzare il fatto di vivere con te stessi, bene. Amarsi. Che argomenti filosofici. È la verità. Ah no, per carità, nulla. Vabbè, sempre meglio in due, ragazzi, sposatevi. Che grande, Bri. Che grande. Mamma mia. Ma sto cercando di trascinare anche me in queste idee, ideologie strane. Cioè. Vieni, Laura, vieni. Non vi seguirò, non vi conquisterete mai. Non mi avrete mai. Non mi avrete mai. Mamma mia. No, posso usare la tua... Sì. Ok. Mamma mia, oh, nome in codice, addirittura. Codice. E poi incapibile proprio. Io non ho un marito. No, troppi mariti. Non ho un marito. Troppi. Io direi che per il marito c'è ancora tempo. No. Beh, il tempo si esaurisce. Davvero? La clessidra al contrario. La clessidra va giù, eh. Io ho capito, ma dai. Ai. Potrei dire tante cose, ma mi limiterò a un bel bah. Ma chi è che ha messo sta musica? Oh, oh, cos'è che tu hai messo sta musica? Ora ti faccio vedere come si balla. Cioè, boh. Vai. Vai, amore. Vieni anche tu con noi in Francia. Amo, due di qua e uno di qua. Due, tre. Uno, due. Raga, cosa sto guardando? Sono davvero contrariato da tutto questo. Me ne tiro fuori. Io non c'entro niente. Cioè, vi giuro, io me ne tiro fuori. Completamente. Uno, due. Ok, guarda, sento. Sì, tre, due, uno. Vabbè. Amo, di nuovo come prima. 3, 2, 1. Raga, comunque, per chi è appena arrivato in questa diretta, benvenuti nel circo. Ci sono qua due clown che si stanno esibendo. Eccoci qua. Primo spettacolo, attenzione. Vengo in Francia. Io non verrò mai in Francia. Vieni con noi in Francia. Io con voi non ci vengo in Francia. Tranquillo. Perché non vuoi venire in Francia? Vuoi parlare con noi? Ma cosa ti inquadri? Ma raga, vorrei troppo parlare ma non posso. Ci snobba, amo. Snobbate, siete fuori dal team. Non ho parole. No. Va bene, continuiamo a parlare. Inventiamo una nuova mossa, però. Abbiamo ok. Facciamo. Cosa la musica? Così. Ma che è? Coordinate, amo, destra, sinistra. 3, 2, 1. La mossa iniziale, amo. Raga, io mi sto godendo questo spettacolo pietoso. Non so se voi lo state ingioiando quanto me. Spero di sì. La prima! No, quella era... La seconda! Amo, la terza! La prima! Amo, la seconda! Vabbè, io sono abbastanza... Come dire... Io non mi sento
non saprei come descrivere i miei sentimenti in questo momento. Vi farò vedere il mio chihuahua, però. Vieni qua. Davide, fallo con noi! Fallo sì, con noi! Dentro, dai! Vai. Ma no! Ma cos'è un chihuahua? È il mio chihuahua. Oddio! Come si chiama? Spillo. Spillo? Ma come la spillatrice? No, come uno spillo. Che nome intelligente da Daniel. Un cazzo devo dire? Cioè, che vuol dire? Che vuol dire sta cosa? E poi c'è un'altra anche, c'è anche Dora. No, ma dov'è? Però è quella brutta. È lei. Brutto, schifo, schifoso. Fai schifo. Vai. Amo, pronta. Ce n'è due. Sì, questo qua è l'altro. Basta voi due brutti. Siamo indietro, vai. Ok, partiamo, facciamo 3, 2, 1. Che fai, spillo, eh? 1. No, 2, 1, 2. Ah, ok, 2. Vai. 3, 2, 1. 1, 2, 1. Prima. Seconda. Terza. Prima. Prima. Io non... Aspetta! Io boh. Perché non è... Ma perché è così serio? Vero? Una quarta, inventiamola. Inventiamo la quarta? Sì. Sì. Aspetta, com'è? No, aspetta. Ragazzi, io mi sto godendo questo spettacolo davvero... pietoso. Ah. Guarda! Arrivo prima! Seconda! Oh, basta ballare! Basta! Buona! Povero! Basta! Oh, prendi quel telefono e non ballare più. Discoteca a casa! Ma che cazzo? Too much forse. Too much. Ah, non so che dire, cioè, noi stiamo ballando, se trovi un ballo too much. Hai fatto vedere quella mossa a tuo marito? Oh, Bri! Cos'è? Ti stavo inquadrando. Sì, l'ho fatta vedere la mossa a mio marito. Quella mossa lì l'hai fatta vedere a tuo marito? Sì, gli è piaciuta molto. E che ha detto? Che ha detto? Ha detto che sono veramente brava. Ti dice cazzate allora. Gliel'ho fatta vedere tutte e quattro. Ti dice cazzate, lo sai allora, vero? No. Boh, detto questo, io vi lascio alla vostra festa lì con i vostri sposi. Poi invitami alle nozze, anche tu, Laura. Invitami alle tue nozze. Mi raccomando, niente armi. Tranquilla. No, raga, sto scherzando, eh. Raga, è tutto lo scherzo. Nessuno crede a ste cose, eh. No, no, ma, allora io adesso me ne andrò, però sappiate che davvero Bri mi ha chiamato dicendo che si vuole sposare, raga, ve lo assicuro, ve lo giuro, ragazzi, ve lo giuro.
Gli ho dovuto fare un cazzatone gigante. Non ci vedo niente di male. No, 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 tu non influenzarmela, ti prego. Dai, Davide, domani buona ti mando serata. Il video. Un bacio. Grazie. Buona serata. Ciao. Andiamo.